Amici di Vanovarava, ben ritrovati a Quattro Chiacchiere con due grandi ospiti. Oggi insieme a noi il campione di scherma specialità spada Paolo Milanoli, ben arrivato Paolo. Grazie. E il presidente della Pro Novara Scherma Gianfranco Lombardi. Ciao. Paolo, partiamo da te. Com'è nata la tua passione per la scherma? La mia passione, ormai fatico a ricordarlo, è nata diversi decenni fa. Io facevo ginnastica e poi, essendo cresciuto troppo, ho provato a far scherma, è stato amore a prima vista e mi sono subito trovato a mio agio con la spada in mano e da lì è iniziata poi, posso dire, una vita di sport. Ecco, tantissimi tuoi titoli mondiali a squadre ad Essen, poi l'oro alle Olimpiadi di Sydney 2000, e poi addirittura campione individuale ai mondiali di Nîmes nel 2001. Questi sono solo alcuni tra i tantissimi titoli che hai vinto sia a livello nazionale che internazionale. E che vincerò ancora. A livello over. Parlando un attimo dell'oro a Sydney, vincere, arrivare sul gradino più alto alle Olimpiadi è sempre qualcosa di prestigioso. Che ricordo hai di quelle Olimpiadi? Beh, è un ricordo bellissimo ed è un po' una slide indosso nella mia vita, perché insomma vincere le Olimpiadi ti cambia un po' da tutti i punti di vista. Dal punto di vista professionale però non è magari così eclatante come può sembrare, è il culmine di una carriera e quindi un riconoscimento, sicuramente un bel momento, ma non una gioia esplosiva come si può pensare, perché ci si arriva molto gradualmente, quindi non è che sono andato... Sono andato e avevo già le carte in regola, anche eventualmente per poter pensare di vincere, non è mai automatico. Se invece vincessi il premio bancarella, allora quello sarebbe magari un'esplosione di gioia. Quindi è stato un momento molto importante e determinante della mia carriera. Con le Olimpiadi avete rischiato di uscire al primo turno con la Corea. Ecco, poi cosa è successo? Vi siete guardati negli occhi e cosa vi siete detti? Lì infatti lo storytelling, a volte il destino è migliore di qualsiasi regista, perché effettivamente eravamo già fuori. Con la Corea, una squadra magari poco conosciuta ma molto forte, che aveva tra l'altro nelle sue fila quello che ha vinto la medaglia di bronzo, e ci siamo trovati all'ultimo giro sotto 40-35, che è paragonabile a un 2-0 all'89esimo nel calcio. E quindi insomma pensavamo di essere spacciati, e poi lì un grande incontro di rota ha rimontato le 5 stoccate, ci ha fatto andare in finale, e questo forse ci ha dato anche una carica in più, perché usciti da questo dramma veramente pensavamo di essere immortali, e quindi abbiamo dato il massimo. Nel 2001 in Francia a Nîmes vinci il mondiale individuale contro un francese e ti presenti anche in modo, non so se provocatorio o per cercare di cambiare il mondo della scherma, con una maschera da clown. Raccontaci un po' di quel mondiale. Ma allora, un mondiale che a livello professionale sembra magari strano per i non addetti ai lavori, ma è molto, dà molta più soddisfazione vincere un mondiale che un'Olimpiade, perché a un mondiale partecipano più atleti, più nazioni, e quindi tecnicamente è sicuramente un traguardo di maggior valore. Anche questo è stato poi oltretutto una gara individuale, quindi è stata un po' la consacrazione non solo della squadra, ma anche del mio lavoro, del lavoro individuale che ho fatto in tutti questi anni. Un mondiale abbastanza inaspettato. Per quanto riguarda la maschera, ho voluto fare qualcosa di strano, anche un po' di pazzo, ma questo perché non ho mai dato troppa importanza a quello che facevo. Ho fatto con grandissima passione, ma non è mai stato un problema perdere, non è mai stato un problema mettermi in gioco. E quindi non ho mai vissuto con frustrazione le sconfitte, che sono sempre di più delle vittorie, e quindi ho sempre pensato a dare il massimo, a divertirmi, a trovare un modo per risolvere un problema. E questo è quello che sto cercando adesso di fare con i ragazzi più giovani, cioè di trasmettere esattamente questo tipo di mentalità, non il fatto che bisogna vincere o che per forza bisogna ottenere chissà quale risultato. Bisogna scendere dalla pedana, o dalla pedana della vita anche, sapendo di aver dato il massimo, e a quel punto la medaglia ce l'hai già in tasca, anche se non l'hai vinta fisicamente. Di cosa ti occupi adesso? Adesso, tra le altre varie iniziative imprenditoriali, che però non sono in questa sede di alcun interesse, mi occupo con la Pro Novara Scherma
e Gianfranco Lombardi, presidente, di portare avanti questo messaggio. Un progetto molto ambizioso, direi un progetto più che sportivo, un progetto educativo in cui vogliamo fare crescere ragazzi consapevoli. E progetto per mettere in atto il quale ci servono però degli strumenti. Strumenti vuol dire una palestra adeguata, spazi consoni all'attività che vogliamo fare, perché vogliamo veramente crescere molto di più, fare network anche con le altre realtà sportive, far sì che questi appunto valori che abbiamo imparato durante la nostra carriera possano veramente essere la base sportiva di una vita anche non sportiva per i nostri ragazzi. C'è tanto da dire, c'è tanto da fare, sia con gli atleti, che però diciamo sono fogli ancora da scrivere, ma molto anche con i genitori. Quindi pensiamo di avvalerci anche di professionalità, di psicologi, di preparatori atletici, eccetera, per dare appunto gli strumenti a ognuno di esprimersi al meglio. Questo è il nostro progetto, spero vivamente che il comune, il sindaco, che pare abbiano percepito insomma l'importanza dei nostri obiettivi, ci sostengano da questo punto di vista. Ecco, quanto è importante l'atteggiamento del genitore nei confronti del figlio? Direi che è fondamentale, ma non nello sport, è fondamentale nella vita, perché i genitori, noi genitori, io anche ho due figlie, cerco di fare il padre nel miglior modo possibile, ma non è facile, perché spesso anche in buona fede noi appiccichiamo delle etichette ai nostri bambini che rimangono poi per tutta la vita. Mi capita spesso di incontrare genitori. Io mi rivolgo ai bambini e loro rispondono al posto del bambino, oppure dicono lui è timido, cioè dicono loro al bambino come deve essere o come loro lo vedono. E questo condiziona non poco i bambini. E poi oltretutto noi vogliamo trasferire tutte le nostre conoscenze in un colpo solo e questo è impossibile. Mi è capitato un aneddoto divertente di vedere al parco una mamma molto in buona fede, che voleva trasmettere un grande insegnamento al figlio e lo quasi costringeva a far pace con un suo amichetto con cui aveva litigato. Salvo poi, quando eravamo sulla panchina, i bambini avevano effettivamente fatto pace, parlava lei di un suo cugino con cui aveva litigato e dice: "No, io con quello non voglio più avere niente a che fare e non gli parlo più". Allora ho notato questa proprio differenza di atteggiamento tra un insegnamento teorico e la vita pratica. Noi invece vogliamo puntare proprio su un insegnamento pratico che serva, un tool vero e proprio perché i ragazzi possano vivere nel mondo con una certa consapevolezza. Infatti gli insegniamo anche a parlare tra di loro, a far valere le proprie opinioni, a scambiarsi le idee, a proporre progetti senza mai essere giudicati da nessuno. Ecco, adesso abbiamo con noi anche il presidente Gianfranco Lombardi. Gianfranco, la Pronovara Scherma nasce nel 1881, sicuramente la più antica di Novara e anche a livello nazionale molto longeva. Cosa si prova ad essere presidente di una società così gloriosa? Beh, diciamo è una grande soddisfazione. Io sono presidente da 16 anni e sono contento, diciamo, del lavoro che stiamo facendo, perché abbiamo preso la società con il consiglio direttivo in pratica quasi a zero, nel senso che non c'erano grosse risorse e c'erano pochissimi atleti. Da lì abbiamo cominciato a costruire, grazie anche all'attività che ha svolto Luisa Milanoli, che è la sorella di Paolo, in tutti questi anni, anche a livello giovanile, facendo crescere tutta una serie di ragazzi veramente validi, tra i quali quattro sono diventati campioni italiani. Abbiamo ottenuto dei buoni risultati anche a livello assoluto e a livello delle categorie giovani, con ottimi podi e vittorie nelle gare a squadra. Quindi siamo molto soddisfatti. Negli ultimi anni Paolo è entrato nel nostro gruppo, sta lavorando molto bene, soprattutto
con l'idea che stiamo portando avanti con questo progetto, che è qualcosa che è un po' al di sopra del lavoro ordinario di tutti i giorni, è qualcosa che sottende un po' a tutta l'attività. Quindi per noi è veramente importante e ci auguriamo, come diceva prima Paolo, che anche a livello delle istituzioni ci sia una sensibilità che possa permetterci di portare a termine, di portare avanti e ovviamente a termine questo tipo di progetto che secondo me dovrà durare per i prossimi anni in maniera intensa e poi successivamente. Credo che poi a livello sportivo sia molto importante che ci sia una ripresa perché quello che è successo ultimamente con il Covid-19 ovviamente ha bloccato un po' tutte le attività. Noi siamo arrivati al mese di febbraio con 9 titoli regionali raggiunti, eravamo pronti alle finali nazionali e purtroppo l'attività è stata bloccata completamente e quindi si riprenderà poi con settembre, speriamo, e con le gare almeno, così dicono, a novembre, se tutto ovviamente andrà bene. Però anche in questo periodo devo dire che abbiamo lavorato bene sia tramite video, quindi un'attività che è stata svolta nel periodo del lockdown, quindi nei mesi di marzo, aprile e maggio, con intensità Paolo in collaborazione con Luisa e altri nostri istruttori, noi abbiamo ben 7 istruttori all'interno della società, hanno lavorato molto bene, diciamo in remoto da casa con il rapporto diretto con la maggior parte degli atleti. E poi successivamente a giugno, quando l'attività è ripresa, all'interno della palestra, ovviamente con tutte le limitazioni dovute al piano Covid, che però hanno portato anche a degli interessanti risultati a livello di preparazione, soprattutto e contatto e rapporto con i ragazzi. Quindi diciamo stiamo lavorando molto bene, siamo soddisfatti sotto questo punto di vista. Adesso gli sviluppi sono importantissimi da settembre in poi perché è il momento in cui devono poi sbocciare un po' tutte quante le caratteristiche soprattutto dei ragazzi che stiamo seguendo con molta attenzione. Attualmente abbiamo circa 70, dai 70 agli 80 atleti agonisti e di questi una buona parte sono a livello di Gran Premio giovanissimi, quindi under 14, quindi hanno bisogno di un grandissimo apporto e ovviamente vicinanza da parte nostra. Ecco una domanda, sia tu che Paolo avete parlato di questo bellissimo progetto dove c'è anche bisogno sia del comune che anche del sindaco. A livello pratico, siete già andati a parlare con loro e se sì, che risposta avete avuto da parte Diciamo, loro? siamo in attesa di risposte perché è stata chiesta ovviamente una struttura più importante per poter sviluppare l'attività. Abbiamo bisogno di aumentare il numero di pedane. Teniamo conto che attualmente noi lavoriamo almeno con 5 pedane, non di più, e quindi è un lavoro anche abbastanza limitato. E quindi almeno raddoppiare questo numero di pedane, ovviamente è necessaria una location completamente diversa. E siamo in attesa appunto di risposte in questo senso, siamo molto fiduciosi e quindi speriamo che vada tutto bene. Io ringrazio Gianfranco Lombardi, presidente della Pronovara Scherma, per essere stato con noi e faccio un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione che sta per cominciare. Grazie a voi. Un grazie di cuore anche a Paolo Milanoli, sempre disponibile, e un grosso in bocca al lupo anche a lui per i suoi nuovi progetti. Grazie a voi. A presto.